Zipnews.it, il primo quotidiano online del Piemonte. Zipnews.it, tutti i giorni le notizie dalla regione nel modo più veloce. Se succede in Piemonte, è subito su Zipnews.it. Ancora una volta i risultati si conseguono con il culo, le tette e la figa. Tutti qui, appuntamento. Che cosa fate? Filosofia! Vediamo cosa succede. Comunque, l'occupazione come forma di protesta penso che sia sì molto invasiva e che crei dei disagi. Però protesta deve creare disagi, deve mettere al centro dell'attenzione quelle che sono le volontà, quelle che sono le richieste degli studenti. E cosa meglio del blocco della didattica, di un disagio forte come bloccare la più grande facoltà praticamente a Torino, magari dopo il Politecnico? Cosa più di questo può rappresentare quello che vorremmo come cambiamento? Sì, i disagi ci sono, l'occupazione è più lunga del previsto, però noi come studenti stiamo rinunciando a frequentare le lezioni, stiamo rinunciando, anche perché la didattica è bloccata, a seguire dei corsi magari importanti, difficili, però con la consapevolezza che il tempo che perdiamo, che spendiamo a Palazzo Nuovo, anche in ambito di protesta, non è perduto. L'occupazione deve essere parte di un progetto decisamente più su larga scala, visto e considerato che obiettivamente il blocco della didattica è qualcosa di mirato all'interno del mondo dell'istruzione. Penso che sia comunque un progetto che bisogna espandere anche altri fattori, come per esempio hanno bloccato le stazioni, hanno bloccato autostrade, hanno bloccato. Comunque sono forme di protesta che devono colpire non solo il mondo dell'istruzione quanto l'Italia in generale, perché purtroppo dobbiamo cercare di trovare dei consensi al di fuori del nostro mondo, cioè da soli possiamo farcela, ma più siamo meglio è. Come in passato le unioni tra studenti e operai hanno avuto i loro frutti e servono, perché è un modo per attirare l'attenzione e chiaramente appunto sono gesti che possono focalizzare l'attenzione su un problema serio e attuale. Io penso che le persone che stanno a protestare in realtà non si rendono conto di essere servi dei baroni, perché stanno solamente agevolando il sistema anziché andare contro il sistema stesso. Questi non sono studenti, sono persone che si fanno strumentalizzare dalla politica, perché i veri studenti stanno a studiare a casa, i veri studenti protestano in un altro modo, attraverso delle rappresentanze che vanno a parlare dei singoli parlamentari, semmai cercare di risolvere un problema, cercare di arrivare ad un compromesso con il sistema. In questo modo loro favoriscono le strumentalizzazioni politiche da parte della sinistra, da parte per esempio di quei pici degli FLI che vanno a protestare sui tetti, per esempio, poi votano a favore della riforma Gelmini. Io non sono a favore della riforma Gelmini, nel senso ci sono alcuni punti che condivido, come il fatto che bisogna premiare il merito, bisogna eliminare le caste e i baronati, non è questo il modo per l'ennesima volta. Il principio giusto, questo è di fatto che ci sono i tagli e ci sono altri punti che penalizzano in fin dei conti anche le persone normali, gli studenti normali. Questa è la mia opinione.